certo spettacolo ha permesso di donare ben 3 defibrillatori alla città di Formia. Cuore amico, 50 anni di musica è il titolo dell'evento promosso da Gianni Donati, cantante, originario della città del Sud Pontino. L'evento, patrocinato dal comune, ha permesso di raccogliere i fondi per l'acquisto di 3 defibrillatori da destinare all'ospedale Dono Svizzero, alla società del Formia Calcio e al comitato Sud Pontino della Croce Rossa Italiana. Un viaggio nella musica e nelle emozioni degli ultimi 50 anni della carriera di Gianni Donati. Siamo partiti dai matrimoni, dalle feste di compleanno, come fanno un po' tutti quanti, e per cui poi siamo cresciuti con l'idea di fare delle cose positive. Poi le radio, gli spot pubblicitari, insomma tante cose che ci hanno portato poi a guadagnare la stima delle persone che questa sera stanno affollando l'arena Porticciolo Caposele, quindi un sold out, e soprattutto perché poi abbiamo preparato questo progetto con l'associazione che è Cuore Amico, quello di acquistare dei defibrillatori che serviranno al nostro territorio, e quindi mi sembra anche questa una cosa molto bella e molto importante. Musica, canzoni, divertimento, Gianni Donati ha voluto così festeggiare i 50 anni di carriera all'insegna della solidarietà. Ma guarda, sicuramente io credo che ognuno di noi debba fare qualcosa per gli altri. Noi ci riteniamo ancora delle persone fortunate, quindi sicuramente qualcosa di piccolo, perché in fondo poi non è che ci stiamo ammazzando. Quindi siamo ben felici, come abbiamo fatto già altre volte, e continueremo a farlo insieme agli amici che hanno condiviso con me questo progetto. Sono amici che hanno fatto parte della mia storia, chi suonava con me, chi cantava con me, quindi hanno condiviso ben volentieri questo progetto, e spero che forse è l'inizio per continuare a crescere con questo progetto e fare tante cose insieme per il nostro territorio, che sicuramente ne ha bisogno.